consiglio della Premier League oggi, ragazzi, però ricordatevi il solito discorso, 1500 like, ve lo dico in ogni video, non vi chiedo tantissimi like, 1500 e ogni giorno vi porto un video sul canale. Ciao ragazzi, oggi nuovo video dove mi mostrerò, incredibile, eccezionale, la squadra che mi farà fare 30-0, no, bugia. Semplicemente vi mostrerò una delle squadre, secondo me, migliori con un costo... Stavo per dire economico, però ho appena visto che Richarlison costa più di 1,5 milioni, quindi rimangio le parole. Diciamo così, meno costosa della Premier League, tots. Quindi la squadra più buggata, più utilizzabile in game, diciamo quella che vi potete permettere un po' tutti, a meno che non abbiate iniziato il gioco da una settimana. Una squadra che costa all'incirca 3 milioni, dai ragazzi, non sono tantissimi, 3 milioni se giocate a FIFA da settembre sono fattibili da tutte le weekend che avete fatto, cioè, a meno che non avete sperperato i crediti come ho fatto io, cioè, quindi no ragazzi, per favore, 3 milioni sono fattibili ed oggi vi mostrerò la squadra più forte che potete fare della Premier League. Poi magari settimana prossima vi mostrerò anche la più forte della Serie A, della Bundesliga, ah tra l'altro... Oh, ma non vi fidate troppo delle parole mie, eh. Vi dirò alcuni consigli della compravendita su come investire in questa settimana che ci sono i tots in teoria della Serie A, ok? Quindi, però parleremo più in là nel video. Ora vi mostro la squadra più forte della Premier League, economica, chiamiamola così, anche se non è proprio economica ai massimi livelli, quindi... Cambiamo schermata, giochiamo con gli 11 tots. Ovviamente non me li faccio vedere perché sennò che cazzo vi spoilerò tutto il video. Allora, partiamo dal portiere che mi ha rovinato la Weekend League questa settimana. Henderson ha fatto una parata clamorosa, se avete visto il video di ieri, su Ben Yedder. Ha fatto una parata che, boh, 1,90 m di giocatore e portiere ovviamente, 88 di tuffi, vabbè, c'ha tutte statistiche buone comunque per un portiere e soprattutto ha l'altezza giusta, 1,90 m va bene come portiere, non costa tantissimo, si trova tipo meno di 15.000 crediti, quindi easy. Allora, unica eccezione di questa squadra, attenzione, sentite bene, unica eccezione. Ho messo David Luiz, lo so che questo era un SBC che si faceva tempo fa, non so se si può fare attualmente. Questa è l'unica eccezione. Se avete un giocatore della Premier, qui vi trovate, potete metterlo al posto di David Luiz, ok? Poi tutti gli altri che vedete in questo video sono tutti tots. Partiamo dal difensore Soyuncu, penso si pronunci così, ma non so se sono sbagliato la pronuncia. Però Soyuncu ha delle ottime statistiche, 88 di difesa con 82 di lettura difensiva, che è un po' così così, però c'è 97 di contrasti, 92 di forza fisica, 97 aggressività, agilità 87, un buon difensore, non costa tantissimo. E si può utilizzare tranquillamente, secondo me. Non l'ho mai avuto contro, però dalle statistiche dovrebbe essere top. Terzini, terzini, terzini. Andiamo con Marcos Alonso SBC. Molti si aspettavano tipo qualche altro giocatore qua. Marcos Alonso, cuoricino per lui, ragazzi. FIFA 17 era disumano. Vi ricordate se qualcuno mi segue da tanto tempo, lo utilizzavo anche difensore centrale per quanto caspita era forte. Quindi stra-mega consigliato pure da difensore centrale, secondo me, perché ce l'ha le statistiche, c'ha 90 di difesa, però può fare tranquillamente anche il terzino. Ottime statistiche, a sinistra c'ha top, 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 secondo me. L'unica pecca è un po' l'agilità, di 1,90 m, quest'anno magari 1,88 m, stiamo lì. Si utilizzano un po' più terzini bassi, però, se vi piace magari un difensivo che sia in grado di passare, comunque c'è un bel passaggio, cosa fondamentale per i terzini quest'anno, e soprattutto molto solido in fase difensiva, ve lo consiglio. Terzino destro abbiamo Van Bissaka, per me, insieme ovviamente ad Arnold, il terzino più forte attualmente in game. Questa qua era buggata la squadra, scusatemi, il giocatore base era veramente già fortissimo, quindi straconsigliato, 92 di intercettazioni, agilità 96, velocissimo, anche più veloce di Arnold in teoria, e ha un buon passaggio corto, lungo, fa un po' più defecare, 74 passaggio lungo, però alla fine è un ottimo terzino. Vi ho messo il 4-2-3 difensivo, pure voi potete utilizzare questo modulo, in game mettete 4-2-3-1. Mediani Kovacic, ragazzi, questo è secondo me attualmente il mediano chip più forte del gioco, quindi segnatevi questa pe... Oh, segnatevi. La registrazione attivate il mediano più forte attualmente sul mercato. Solo i tots sono usciti della Premier.
sul mercato è Kovacic, qualità-prezzo. È clamoroso, secondo me. È proprio il classico giocatore che serve su FIFA, a 4-4, alto-alto di rendimento, 1,76 m, e ha ottime statistiche difensive, 87, con 92 intercettazioni, 93 contrasto in piedi, agilità top, quello che serve a un mediano. Questo qui, ragazzi, se avete una squadra della Premier League, secondo me vi conviene farlo, perché è un ottimo, ottimo giocatore, statistiche top, la sua carta base era anche ottima. Certo, a inizio game, non è che parla mo' la carta base, se non è chiaro, però la versione TOTS è top, ci può stare tranquillamente. Poi abbiamo l'altro attaccante che vi ho messo, che è comunque un SBC, è Jimenez. Questo qui bisogna vedere assieme dove metterlo, perché dipende un po' da come vi piace giocare. Può fare la punta, 4 piedi debole, però non è uno skiller. Non ha 87 di agilità. Però vediamo, qua l'altra mediana è Ndidi, che è un buon mediano di rottura, ha ottime statistiche difensive, 92. Da affiancare a Kovacic si completano benissimo. Uno di rottura che fa la fase difensiva, mentre Kovacic fa i passaggi di qualità. Esterno sinistro Felipe Anderson, stramega consigliato anche lui, però costa tanto, meno di 1 milione si trova, però intorno ad 800.000 crediti. Straconsigliato Felipe Anderson, sulla fascia corre tantissimo, può fare anche il trequartista secondo me, perché ha un ottimo passaggio, ottime statistiche, molto molto agile. Ha un destro clamoroso, col sinistro un po' così e così, però ha ottime statistiche, può fare il trequartista data la sua enorme velocità. E soprattutto agilità. Cosa significa enorme? Cioè, come cazzo? Grandissima agilità e velocità, 90 di resistenza, ottimi passaggi, 90, 91 di passaggio corto, 85 di passaggio lungo. C'ha anche il tiro a giro, quindi vuol dire tirare il giro di destra con Felipe Anderson, la butta sotto l'incrocio. Poi andiamo al pallone d'eccellenza, Adama Traoré, questo sulla fascia, ragazzi, anche se ha tre piedi debole, mettetelo sulla fascia, lo fate correre, usate il suo fisico, che perché è più forte di tutti fisicamente, è veramente assurdo. Stramica consigliato sull'esterno, non costa tantissimo, intorno ai 400.000, anche di meno. Grandissimo baggone, assurdo, è uno dei giocatori più bagati di quest'anno, Adama. Ed infine andiamo con la punta centrale, Richarlison, costa 1,5 milioni. Punta centrale, easy, con Jimenez trequartista, proprio per questo motivo. Vi ho detto prima, aspettiamo un po' per valutare Jimenez, perché lo potete mettere sia punta e poi magari spostare Richarlison trequartista, però, vi dico la mia. Io giocherei così. Jimenez Adama sugli esterni, perché comunque Jimenez ha 4 piedi deboli, 3 stelle skill, preferisco avere un po' più di skiller nella tre quarti, cioè tre quarti e punta, quindi Richarlison punta tutta la vita, perché comunque ha delle statistiche assurde, ottimo tiro, 99 potenza tiro, 5 piede debole, c'ha l'agilità anche se è un po' più tronco, però se sapete utilizzare bene il fisico è top. E Felipe Anderson, che volendo può fare anche il trequartista o esterno trequartista, un po' come piace a voi, vai. Io quello che vi dico è mettere Jimenez e Adama esterni e Felipe Anderson trequartista e Richarlison punta. Questa è la migliore squadra della Premier, ragazzi, e secondo me top, costa all'incirca 3 milioni, direi che costa sui 3 milioni, forse qualcosina in più, più o meno, metti un po' 3 milioni e mezzo a esagerare, facciamo un po' schifo. Comunque, se vi piace utilizzare i TOTS, visto che ora siamo tutti in area di TOTS, tutti vogliamo provare queste carte qua, tutte particolari, è quella chip migliore che potete fare della Premier. Chip, per modo di dire, ripeto, quella più economica, perché gli altri ci sono tipo Agüero, costa 2 miliardi, Son costa 3 miliardi e altri giocatori Van Dijk, non lo dico nemmeno. Quindi De Bruyne. Quindi ste parole, ragazzi, che vi ho detto in un mio video compravendita, non me lo scorderete mai più una cosa del genere. Vi faccio perdere i crediti sicuri, no? Già, no, in realtà sto parlando con molti trader, mi stanno dando una mano per come gestire i crediti, roba così. E vi dico che ho fatto un po' di crediti. Con settimana scorsa ho comprato le carte TOTS che potenzialmente potevano uscire, no? Ad esempio ho comprato i Mané, ho comprato gli Agüero, che li ho comprati veramente a un prezzo molto più basso. Poi una volta che comunque venerdì non si trovano più nelle carte, parlo delle carte NIF, ok? Quindi praticamente le carte base. Ho comprato tanti Agüero, tanti Mané, tanti Son, che comunque secondo me erano quasi sicuri uscissero comunque nelle carte, come TOTS.
Cosa succede? Che il venerdì, quando mettono i pack, si possono trovare queste carte solamente TOTS, quindi i NIF escono dal mercato, e sabato non mi nego che ogni carta tipo Gyro, Son, Arezzo non ho investito, Mani, e soprattutto se li comprate anche con cacciatore, ci ho guadagnato a carta sui 10-15 mila crediti, veramente tanto. Quindi se voi fate un investimento da questo punto di vista, dove questa settimana in teoria dovrebbero uscire quelli della Serie A, ma comunque usciranno per forza quelli della Serie A, cercate di sniperare, cercate di fare un flipping, come lo volete chiamare voi, dei giocatori dove sono sicuri che usciranno TOTS. Vi parlo di Immobile, io andrei a investire tanti crediti su Immobile, comprarlo su Xbox si prendeva 14.000, mo, non lo so, può essere un po' di più, però cercarlo di prenderlo intorno a quel prezzo. Sappiate che se venerdì dovessero uscire i TOTS della Serie A, sabato un immobile con cacciatore lo si vende tranquillamente a 20.000 crediti. Il video finisce qui, ragazzi. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno visualizzato. Un cuore a tutti. Commentate qui sotto, lasciate like e ci vediamo domani con un prossimo video. Bella a tutti. E un'altra cosa, vi ricordo, sono in live su Twitch giovedì. Se volete farvi aprire i premi della Weekend League, anche se avete fatto oro 1, oro 2, argento 3, quello che volete, io sono in live su Twitch alle 9 del mattino, ok, perché devo fare i crediti, 9 del mattino, sono in live su Twitch, se volete farvi aprire i vostri pack, sub, non sub, chi vuole farsi aprire i pack su PlayStation e Xbox, sono qui a disposizione, basta che venite su Twitch e vi porto un po' di fortuna, almeno spero. Ci vediamo ragazzi, ciao ciao!